Eccoci ancora insieme qui a Sud TV, insieme alla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Ben ritrovata Cecilia. Buongiorno a tutti. Allora Cecilia, facciamo un po' il punto della situazione come sempre. Io vorrei partire però da quelli che sono stati un po' in questi giorni gli argomenti più sentiti, partendo proprio dalla questione sociale. Partiamo dagli assistenti che supportano gli insegnanti di sostegno a scuola. Insomma, siete stati un po' aggrediti a livello generale anche come piano di zona, perché improvvisamente sono venute meno queste figure che sono comunque indispensabili. Non sono venute meno. Perché allora, noi non abbiamo interrotto nessun servizio, è bene fare chiarezza. Voglio dire una cosa, che noi siamo forse l'unica realtà che dava, attualmente sono 10 ore settimana, sono 10 ore che vengono erogate per l'assistenza specialistica. Gli altri comuni concedono dai 3 alle 5 ore. Quando gli esperti del settore sentono che a noi vengono assegnate 15 ore di assistenza specialistica, rimangono inorridite. Ma come fate? Non lo fa nessun comune, lo fate voi. Questo perché? Perché già dall'altro piano di zona noi riuscimmo con un po' di artifizi a dare fino a 15 ore di assistenza specialistica ai bambini disabili. Faccio una parentesi, che sono bruttissime le cose dette, perché poi c'è chi sobilla, no? Soprattutto qualcuno che probabilmente, voglio dire, è un argomento sensibile. È un argomento sensibile, per cui insomma, ma che dire, che il sindaco di Battipaglia, il sindaco di Olevano, il sindaco di Bellizzi non siano sensibili a queste problematiche, penso che sia una cosa che non risponde a verità. Allora, il problema qual è? Che quest'anno, quando c'è una struttura che si chiama un IGLO, in cui si riuniscono il dirigente, c'è l'assistenza sociale, ci sta la famiglia del disabile, ma soprattutto c'è la figura medica, che è la neuropsichiatra, c'è l'ASL, che deve garantire, deve valutare, quindi c'è una rivisitazione che viene fatta periodicamente, perché ci sono anche dei bambini che possono avere dei miglioramenti. E quindi vengono stabilite bambino bambino quante ore di specialistica necessita. Premessa, la specialistica ha una figura particolare, cioè serve più che altro sostegno da coadiuvo il lavoro dell'insegnante di sostegno. Purtroppo quello che si è verificato, e nessuno lo può negare, perché io ho testimonianze di bidelli, di mamme, quello che si è verificato, che l'insegnante, le ore di specialistica sono state utilizzate per l'assistenza materiale, tipo il bimbo che deve mangiare, quindi non ho il personale ATA che mi aiuta, il personale scolastico che compete alla scuola, utilizzo l'insegnante, che utilizzo la figura che dovrebbe fare l'assistenza specialistica, oppure devo accompagnarlo fuori dai genitori, e quindi abbiamo visto addirittura delle cooperative che hanno richiesto il pagamento di questo extra. Non compete al comune, ma compete, questa è tutta assistenza materiale. Quindi abbiamo chiesto una rivisitazione, una valutazione. Allora, nel frattempo non interrompiamo nessun servizio, ma garantiamo 10 ore di specialistica a tutti, nell'attesa che praticamente c'è la rideterminazione. Tu hai bisogno di 5 ore, ti toccano 5, 7 ore, anche 20 se ne hai bisogno di più. Ma non è possibile che tutti indistintamente vengano valutati in maniera uguale. Diamo 15 ore a tutti, non si fa così, ma anche perché, ti spiego, noi la spesa è esagerata. Nel 2020 per l'assistenza specialistica spendevamo 483.000 euro. Nel 2021 593.000 euro, è vero che sono aumentati questi bambini, però nel 2022 schizza a 1.356.000 euro. Nel 2024 la spesa si raggira intorno a 1.700.000, 1.800.000. Perché allora, c'è stato un aumento così? Proprio perché c'è stata questa, in parte ti ripeto, i bambini sono aumentati, ma è sproporzionato, c'è stato questo fatto che in ugual misura vengono date 15 ore a tutti, perché fa comodo, perché voglio dire, io non solo faccio l'assistenza specialistica, ma faccio l'assistenza materiale che deve competere a qualcun altro.
Quindi non è che noi tagliamo, noi diamo a chi necessita quello che necessita, non si può. Poi c'è stato qualche dirigente che addirittura ha sobillato le mamme, ha detto non firmate, non accordatevi, cioè invece di collaborare. Vabbè, questo lasciamo. Però voglio dire, il FUA, che è il fondo unico dell'ambito, cioè il bilancio del piano di zona, è costituito da 2.599.000 euro circa. Bene? Ora, 2 milioni solo li paga Battipaglia, 460.000 euro li paga Bellizzi, 170.000 euro circa Olevano. Perché? Perché il fondo viene stabilito in base a una quota pro capita in base agli abitanti. Ovviamente Battipaglia è più grande, però quindi, io mi chiedo una cosa, e quindi paga di più. Ora, se io devo pagare 1.700.000 solo per l'assistenza specialistica, è chiaro che non posso più fare gli altri servizi essenziali, tipo l'assistenza domiciliare, servizi residenziali, semiresidenziali, i diurni, cioè sono tutte attività importanti, non possiamo interrompere i servizi per queste cose. Quindi non è che noi abbiamo detto tagliamo ai disabili, per il momento garantiamo 10 ore, che sono più di ogni altro comune, l'unico comune che ne dà di più 8 ore, che è Baronissi se non sbaglio, poi sono tutti 3 ore e 5 ore, basta vedere. Però questa valutazione non si poteva fare prima che iniziasse la scuola? Cioè, E quello è stato il problema, che praticamente nei GLO, che ovviamente non partecipano, diciamo, abbiamo cercato mo con il dirigente caso di essere anche presenti. Perché il comune non ha diritto a partecipare al GLO. Non ha diritto, ma però il dirigente si è... anche lì la legge è un po' ambigua, comunque il dirigente si è presentato, mentre dei genitori abbiamo detto c'è un minimo, un intermedio e quelli più gravi, poi c'è stato qualche dirigente, una dirigente che praticamente ha sobillato i genitori a non firmare questa cosa. Per cui così non si può andare avanti, perché se noi tutti i fondi che abbiamo li diamo, ripeto, sono tutte cose accettabili, sono fondi che non è che io prendo una parte, i fondi ministeriali incidono per 132.000 euro, cioè tutto il resto è a carico del comune, per cui praticamente hanno diritto tutti ad un'assistenza, gli anziani, i disabili, i minori, voglio dire, tutti hanno diritto a dei servizi essenziali. Vabbè, quindi insomma adesso bisogna aspettare che si riuniscano i GLO e lì verranno definite. Abbiamo chiesto finite. Più volte, la stessa dirigente dell'ASA ci ha garantito che quando prima si riunivano questi GLO, scuole, e quindi rivalutiamo, tu ne hai bisogno di 7, te ne diamo 7, tu ne hai bisogno di 15, te ne diamo 15, ma non è possibile generalizzare, perché poi si va a discapito delle altre attività sociali. Quindi quando si trasmettono certe informazioni, la correttezza prima di tutto. Sì, poi abbiamo visto delicata. Che ci sono delle ci sta qualcuno, non voglio fare nomi, che magari a cui è stato interrotto il servizio per il momento, l'attività, che il DURC non era a posto, qualche cooperativa, il DURC non è a posto, ricevi un tot e ne paghi la metà della responsabilità, è la responsabilità, per cui anche questo è importante, se tutti dobbiamo lavorare per il bene comune dobbiamo essere corretti tutti. Sicuramente è un argomento veramente ma soprattutto molto delicato, chi non deve subire e poi il bambino, è chiaro, questo è chiaro. Quello sicuramente sì, insomma, diciamo che questa storia non è finita ancora, insomma, seguirà ancora per un po', fino a quando non si fanno i GLO e si capisce bene quanto spetta ad ogni bambino. Vabbè, no, ovviamente poi vi informeremo per come andrà avanti questa situazione. Invece una buona notizia è quella della riduzione dell'IMU. No. E abbiamo aumentato anche l'IMU, insomma, no, allora, paesi, sì, anche no. Lì facciamo un prima che sì, perché ho visto aumentate l'IMU. È sempre stato la tassazione l'IMU per altri fabbricati, attenzione, perché l'IMU della prima casa lo non sappiamo, lo paga, altri fabbricati che possono essere strutture produttive, terreni, seconde case, seconde eccetera case. Quindi era l'aliquota era 10,6 per 1000. Da quando siamo andati in avanzo, perché eravamo in riequilibrio, abbiamo deciso di restituire ai cittadini che erano fortemente tassati, quindi abbiamo ridotto certe tassazioni al cimitero, l'occupazione suolo pubblico, insomma una serie di diritti di segreteria, e abbiamo preso nei 2 anni successivi dall'avanzo 2 milioni di euro per ridurre l'IMU per altri fabbricati dal 10,6 all'8,6 per 1000. Okay? Ok? Quindi non è che abbiamo fatto una riduzione.
Ora, quest'anno non è possibile farlo nel bilancio di prevenzione perché c'è un artificio, insomma un fatto tecnico. Mentre gli altri anni si poteva utilizzare l'avanzo per coprire delle spese e quindi in soldo le spese a parte venivano presi dall'IMU, quindi abbiamo trovato 2 milioni un anno, 2 milioni l'anno successivo dall'avanzo e per ridurre questa quota dell'IMU per altri fabbricati. Quest'anno per legge non è possibile più utilizzare l'avanzo nel bilancio di previsione, prima era possibile, quindi noi dobbiamo prima approvare il bilancio, il rendiconto e poi sicuramente ci sarà l'avanzo, potremmo intervenire ridurre qualcosa sicuramente. Insomma, mo glielo aumentiamo, poi no, non è che aumentiamo. Aspetta, no, perché aumentare, noi ripristiniamo l'aliquota presente nel 2021. Ok. 2020, quindi che c'era 2021, stato, 2022. Insomma, ecco. Dopo il Covid c'era stato un aiuto, adesso un attimo. Non dopo il Covid, eravamo in avanzo, allora le condizioni per ridurre le tassazioni qual era? È che devi chiudere in avanzo, il comune di Battivaglia è stato sempre in disavanzo e che c'era la possibilità nel bilancio preventivo di poter utilizzare l'avanzo. Okay? Ok? Oggi nel bilancio preventivo che noi andremo ad approvare a breve non puoi più utilizzare l'avanzo. Siccome il rendiconto poi chiuderemo con un avanzo, quell'avanzo lo riutilizzeremo perché il comune ha sempre l'avanzo. Quindi quest'anno non riduciamo l'IMU come gli altri due anni precedenti, ma ristabiliamo l'aliquota che c'era prima. Quindi in effetti qual era l'aliquota? Era del 10,6 per mille, che è un po' simile a molti altri comuni vicini. Quindi non è che io aumento l'IMU, ripristino la tassazione che era presente fino a due anni fa, col fatto che ci sarà comunque l'avanzo e stiamo valutando cosa ridurre. L'IMU, probabilmente potremmo ridurre anche la Tari, invece utilizzare questo avanzo per ridurre la Tari o esentarla non solo alle persone fino a 6.000 euro, ma magari aumentare fino a 20.000, chi ha un ISEE supera 20.000, cioè sicuramente utilizzeremo l'avanzo per ridurre qualcosa. Beh, la Tari sicuramente la devono pagare tutti, quindi forse ridurre la Tari potrebbe essere utile. O ridurre o esentare quelli che sono meno abbienti. Oppure quello, sicuramente, insomma. Però voglio dire, prima di utilizzare l'avanzo, quest'anno non è possibile utilizzarlo nel preventivo. Abbiamo capito, capito? No, lo voglio spiegare bene a chi ci ascolta. Però l'abbiamo capita. Vogliamo spiegare a chi ci ascolta. Lo utilizzeremo una volta approvato il rendiconto. Abbassiamo sempre l'IMU? Qualcuno può dire sì, ma quello, scusami, già c'ha la prima casa, già la seconda cosa, perché non lo metti nel sociale? E quindi potrebbe essere potremmo valutare la Tari. Ma in tutto questo qualcuno dice riduci lo stipendio di Mirra. E lo stipendio di Mirra a parte un part time. Ma voglio dire, qua parliamo di milioni di euro. Spiegaci un po' questo discorso di Mirra, che comunque è stato un po' attaccato, ma ci sta, insomma, l'opposizione. Ma non è la questione dello stipendio, perché è un part-time, innanzitutto. È una questione che chi sta nello staff e può muoversi negli uffici, deve avere per forza un contratto col comune. Certo, è chiaro. O sei assessore o stai nello staff, perché noi abbiamo, per esempio, fatto molte deleghe gratuite, no? Però tu non puoi girare negli uffici. Certo, fuori legge, puoi darmi una mano fuori. Quindi, siccome è importante, con Egidio abbiamo costruito insieme un programma, una linea politica, un patto che risale già al 2019, penso che è l'ultimo anno del mio mandato precedente. Io sono una persona che rispetta i patti, qualcuno ha avuto da dire, sono più nemici che amici che mi sto facendo, però voglio dire, io sono una persona che rispetta i patti. Egidio è una persona di esperienza, nessuno lo può negare, è una persona che conosce bene gli atti amministrativi, conosce bene gli uffici, come funziona, e mi dà una grossa mano, insieme agli altri ovviamente, nel prosieguo e nel portare avanti il programma. Quindi
Non vedo, poi questa è polemica politica, qualcuno ha detto ah, ci paghi le politiche sociali, ci pago niente, sì, ci paghi niente perché... Ah, però ci sta, ci sta. Senti, ci invece... paghi niente assolutamente, qua si parla di milioni che mancano. Invece come attività interessanti a breve, illuminazione o... Ma l'illuminazione, devo dire che a breve faremo l'inaugurazione del tratto che va lì via Spineta. Eh beh, quella è anche qui avete avuto l'illuminazione, ho visto, okay, da quando lì, da via Spineta fino a qui dietro la via Parco delle Magnole. Certo. E quindi riprosegue. Finalmente e prosegue fino a Rodopà, perché lì è importante. Tu sai che a Rodopà ci sono molte persone di colore che spesso non portano questi giubbetti cadari frangenti e quindi praticamente spesso ci sono stati incidenti, ci sono state anche situazioni pericolose. Mettendo l'illuminazione abbiamo cercato anche lì di ovviare. Come via Tufariello, era una promessa che avevo fatto 7 anni, ci ho messo 7 anni, ma una parte di via Tufariello è illuminata. Ora dovrei vedere come fare, una volta finito questo, spero che prima fine mandato, di fare illuminazione anche a via Fasanarella, che era un'altra cosa che avevo detto, cioè portare l'illuminazione nelle zone periferiche, che sono sempre quelle meno attenzionate. Via Tempa delle Craste abbiamo fatto illuminazione, cioè tutte aree rurali sì, ma che ovviamente oggi hanno una densità abitativa notevole, perché tu sai, una delle risorse maggiori che noi abbiamo sono i terreni e l'agricoltura, e queste aree sono state spesso, come si dice, un po' dimenticate, ma penso che portare a queste persone una illuminazione decente sia... Poi voglio comunità. Un attimino fare una parentesi su Violema, l'ho detto già l'altra volta, non solo Violema, ci sono diverse strade in cui noi abbiamo il problema della poca illuminazione. Questo è legato al LED, perché il LED tu sai che fa luce a terra, il problema è le lampade che noi vediamo, quelle belle che davano questa luce diffusa sui muri, no? Allora tu vedi la tristezza quando vai, l'ho detto forse un'altra volta, quando vai in costiera, no? Che tu arrivavi tipo Cetara, vedi tutte vero, le... Oggi anche lì hai questo problema, oppure sulla lungomare a Salerno, sul corso, quando spengono i negozi, danno poca luce. Perché? Perché la lampada, hai dovuto togliere il vetro che dava luce diffusa, hai messo il LED che va a schiaccia. Terra e a schiaccia ci sta. Quindi questo è un problema generale in tutta Italia. Ora stiamo cercando di risolvere mettendo dando una proiezione un po' obliqua alla lampada e potenziando la lampada in modo che la luce cada sui marciapiedi. E forse diventa un po' più piacevole. E lì diventa meglio, nell'attesa che poi dopo, lì dove neanche questo è sufficiente, mettiamo dei pali nuovi. Sindaca, quindi, tornando un attimo... Stiamo procedendo abbastanza bene, poi c'è... Che c'era? Cioè abbiamo anche l'abbattimento del materiale silicio. Ah, settimana prossima è stata aggiudicata la gara per l'abbattimento e il rifacimento del dove c'era il materassificio lì in via Catania, verrà il Polo della Carità e c'è la ditta che si è aggiudicata i lavori. Penso che la settimana prossima finalmente vedremo l'abbattimento di quella struttura. Ovviamente siamo andati prima a vedere, perché sai, spesso ci stanno dei senza tetto in maniera abusiva che abbiano, c'è di tutto di più, ci sta un sacco di mondizia. Beh, comunque penso, ogni casa si fa pulizia. Penso che si fa pulizia, spero e penso che gli abitanti lì vicino siano un po' più contenti, perché faremo pulizia lì vicino. Senti, quindi, invece volevo parlare un attimo anche del terremoto, insomma, della problematica inchiesta che c'è stata in questi giorni, ma che non vede in qualche modo collegato a Battipaglia. Parlo della questione della Dervit, praticamente. Sì, no, una domanda illecita. Lì, ma tranquillamente, ho fatto già una dichiarazione, ma lì c'è stato qualche testata online veramente sgradevole, cioè senza parlare del fatto, dicono blitz al comune di Battipaglia, sequestrati computer, 5... Per anni ci stavo pure io, tutto d'amore e d'accordo, sono venuto 3 finanzieri di Apple semplicemente a prendere i documenti. Io ho detto, ma state sempre qua, sono 3, vi preoccupate, chiedete, siamo di solo a prendere dei documenti, perché? Perché ma noi non c'entriamo, non c'è stato nessun sequestro di computer. Noi abbiamo fatto una gara aperta, se l'è giudicato questa ditta che ormai ha una nomea nazionale anche oltre, che gestisce gran parte dell'illuminazione di altre città vicine e lontane,
Quindi da parte tutto, nostra, cioè la vostra parte poi finisce lì. Pare che questa ditta, no pare, questa ditta abbia dato del subappaltato a una, ma noi dei subappalti la legge lo prevede. No, chiaro, no, chiaro. Noi non c'entriamo niente, quindi semplicemente penso che sono venuti a vedere i documenti della gara che avevamo fatto, insomma, esatto, dell'affidamento a questa ditta, passaggio. Che devo dire ha rispettato i tempi, anzi. In tempi celeri. Senti sindaca, invece quindi, per quanto riguarda Volpe, tanto tonò che piove, Volpe è riuscito a darsi la possibilità del terzo mandato. Noi lo abbiamo in giro perché ora devi vincere, diciamo, chiaramente, diciamo sempre legge Volpe, perché la legge Volpe. Sai che sono delle chat, sì, lui fa parte del direttivo di ANCI nazionale, responsabile di quello regionale di ALI, oltre che ha un ruolo in ANCI nazionale e regionale, e quindi in tutte le chat ha sempre, voglio dire, sempre intervenuto sulla questione del terzo mandato, ovviamente insieme a De Caro ed altri, a Ricci, che è il presidente nazionale di ALI, ma è giusto che sia così, perché quindi noi la chiamiamo ormai legge Volpe. In effetti, legge Volpe. Pensi che ce la farà? Credo di sì. Ancora una volta? Credo di sì. Però, voglio dire, è giusto che ci sia il terzo mandato, perché o voi fate una legge, noi siamo eletti dal popolo, se un sindaco non fa bene il popolo non questo lo elegge, questo è anche vero, d'accordo? Per cui se il popolo vuole eleggere per la terza volta e per la quarta volta un sindaco, non vedo perché bloccare. Questa cosa vale anche per la regione questa Campania. Cosa dovrebbe valere per i deputati, dove lì non sono eletti dal popolo ma sono nominati, loro si fanno le leggi, loro si autonominano, che è uno schifo assoluto, e lo vediamo su tutto quello che sta succedendo e succede sui nostri territori. Noi rappresentanti locali non ne abbiamo, votiamo delle persone nominate e cadute dall'alto, ma chi li vede sul territorio? A chi ti confronti? Però tu ormai sei quasi chiuso, il secondo quasi chiuso, insomma, no, io il terzo mandato lo dico, non lo voglio fare più, perché e lo fai da un'altra parte, no, qualche mandato? Ma probabilmente mi candido alla regione, questo sicuramente. E questo mi piace, perché uno almeno comincia già a chiarirsi. Ma mi candido alla regione, l'ho detto già altre volte. Non sappiamo con chi, lo chiedono in tanti, penso che questo territorio ha la necessità di avere un rappresentante proprio, che non guardi in faccia a nessuno, che non abbia paura di fare le lotte, di mettersi contro qualcuno, perché non devo niente a nessuno, e quindi praticamente di far rispettare la nostra città. Quindi non abbiamo avuto, pur essendo una città di 50.000 abitanti, non abbiamo avuto un rappresentante. Questo è vergognoso. Ma vedi la questione ospedaliera, insomma. È vergognoso, cioè non avere Battivaglia che non abbia un rappresentante, assolutamente vergognoso, ma nemmeno regionale, quindi voglio dire ancora di più. Oltre che insomma dal punto di cioè nell'ultima neanche deputati abbiamo avuto adesso nell'ultimo no sono tutti zero. Piovono dall'alto, che non li conosco, per la faccia di queste persone le conosco proprio, per ovviamente cui, con voglio chi? Dire se loro facessero anche le elezioni dei deputati e senatori con la preferenza, forse probabilmente riusciremmo ad avere persone capaci, prima di tutto, che non è che alzano la mano perché qualcuno le ha messe nella lista, in cambio devi alzare la mano e devi approvare quello che altri decidono, no? Quindi avremo persone capaci, persone che conoscono il territorio. Già col taglio, questa cosa assurda che hanno fatto i 5 Stelle, che secondo me hanno fatto solo danni, solo danni su tutto, a partire da... lasciamo sono stare. Assolutamente d'accordo. Però voglio dire, tu puoi dimezzare lo stipendio, ma non puoi dimezzare il numero dei parlamentari, perché in questo modo hanno ridotto la rappresentanza dei territori. Sono d'accordo. Questo è una cosa assurda. Andava perché... dimezzato lo stipendio, oppure insomma un terzo, vediamo. Vabbè, ma dimezzare lo stipendio? Chi come vuole fare il deputato province. Lo fa con questo, ma altrimenti no. Come speriamo anche che si torni a votare per le province. Certo, certo. E sindaca certo. Però non ci ha detto con chi si candida. È ancora presto, vediamo un attimino. Che... magari fa il terzo mandato di Luca. Magari fa il terzo mandato di Luca, non so. Va bene sindaca, io ti ringrazio, abbiamo più o meno insomma raccontato, per fortuna non c'erano cose insomma eclatanti. Ah, lo stadio, la pista ciclabile. Ah, la pista. Vedi che bello. La pista da fa vedere dove è scritto Città di Battivaglia. Finalmente noi abbiamo... trovaci la fotografia giusta. Abbiamo ecco finalmente una pista per la... Eccola, si vede Città di Battivaglia, ecco, bello. Abbiamo una pista, ieri guardavo il Maradona, esattamente come la nostra, infatti uguale, abbiamo una pista di atletica
che può permettere gare nazionali e internazionali. Addirittura siamo all'apertura della Piana del Sele, un'altra promessa mantenuta, l'ho promesso 2-3 anni fa, ci vuole un po' di tempo, ma l'abbiamo mantenuta. Un giro di campo? Lì? Faremo, non so, poi dicono che faccio inaugurazione dei negozi, ma non faccio inaugurazione delle opere pubbliche, no, faremo sicuramente l'inaugurazione di questo campo. Voglio ringraziare l'ufficio tecnico, l'assessore Cerullo, che ha seguito quotidianamente questi lavori. E allora grazie sindaca, ci rivediamo insomma fra un paio di settimane come sempre, e grazie a voi per, come sempre per averci seguiti anche oggi.